ragazzi, scusate se ci sarà un po' di eco, ma la stanza è quella che è grossa e va arredata. A meno che non metti i pannelli nel tetto, Giorgio. Perché è la stanza grossa ma la piccola? Per compensare. Ti aspettavo. Ciao a tutti ragazzi, con Rosta Sfortuna Chicks Murri e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono a casa di Giampiero. Che strano. E come avrete letto dal titolo, andremo a fare un video che su YouTube Italia si è già visto. L'avete visto da Dexter, l'avete visto da un sacco di altri YouTubers che adesso non mi ricordo. Comunque lo dico, metto le mani avanti perché altrimenti il 90% dei commenti sarebbero: l'ha già fatto Tizio, l'ha già fatto Caio, l'ha già fatto Sempronio. Persino Sempronio l'avrebbe fatto. Esatto. Andremo a ordinare da Just Eat, da Bendati. Ma cioè, una benda per fare la copertina. Quella solita nostra, bianca. Bellissima, perfetto. Mi ha passato. Valla a prendere, dai, che facciamo un po' di scena. Io me la mentre racconto. Quello che faremo è ordinare due cibi a testa. Quindi apriremo tutte le tendine del menù del ristorante e ordineremo a muzzo. Quello che capita, capita. Se volete che noi facciamo un nuovo episodio di questo tipo di video, arriviamo a 30.000 like. Anzi, a 30.000 like facciamo un video che ho già in mente, ma che non vi voglio spoilerare, perché se no ce l'ho fatto, se no ce l'ho in culo. E quello forse non dovrebbe averlo fatto nessuno. Quindi la nostra benda ormai ingiallita dagli anni, sì, dall'utilizzo, dall'usura, ci avrà l'ebola, l'epatite C e l'AIDS. Quindi andiamo ad aprire il trucco delle zite. L'unustro telefono che ho aggiornato a iOS 13, così Giampi non mi scassa la mia. Ma sarebbe anche ora di cambiare telefono con un bel iPhone 11. No, censura bene gli indirizzi, il quartiere, la Madonna, il cap pure, tutto devi censurare. Non è a tendine, è a menù. Apro proprio. Allora cosa faremo? Noi scrolliamo come cazzo ci va, e apriamo la categoria. E apriamo la categoria. Per poi tappiamo di nuovo e scegliamo l'ingrediente. Cioè scegliamo il la pasto, pizza o il pasto. Il pasto, sì, perché fa di tutto. Esatto. Cioè, vedete ragazzi, fa schiacciate, calzone, pizze familiari. Tu immagini un ordine due pizze familiari. Bellissimo, ma primi che andiamo a fare? Primi di terra, secondi di terra, secondi di pinna, secondi di... Insomma, c'è un po' di tutto. Cosa non c'è scritto? Allora, inizio io, dai. Quindi appena io ho selezionato la cosa, me la aggiungi tu al carrello, capito? Sì. Sta registrando il telefono? Sì. Ok. Sì, che minchia clicco, cazzo? Devi cliccare un po' più giù se vuoi tenere questa schermata. Ok, perfetto. Clicca. Oh, perfetto. Ok. Oh, ma tocca la mano, devo scegliere io. Scusa. Ok, clicca okay. Sempre nel mezzo dello schermo. No, voglio scrollare. Ok. Ma gli sto da letto. Ma infatti rammelo un mano. Ok, vai. Non hai cliccato, fra. No, ancora no. Ma però clicchi sempre lo stesso minchia di punto, cioè. Non clicchi, devi cliccare il più, quindi a destra dello schermo, fra. Ah, così. Figa. No. No. Sì. Ho aggiunto qualcosa. Che cazzo hai aggiunto? Non lo so. Ok, mettilo al carrello e scelgo un'altra cosa. Già l'hai messo al carrello, ok, ritorno indietro al menù. Ma per due volte, compaccio, questa prima cosa è immangiabile secondo me. Che palle, non voglio mangiare stasera. Il fatto è che noi ne abbiamo cenato. Andando sempre in fuoco. No, ok, voglio andare all'inizio. Quindi, se io faccio tipo... non lo so. Sono entrato in una categoria? Sì. Ok. Adesso porca troia. Non scrolli qui? No, così, voglio andare all'inizio. No. 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 Presa. Dai. Vabbè, però adesso c'è, scegli un'opzione familiare o normale. No, non me lo devi dire. Non è lì, è in alto innanzitutto il click. L'hai presa familiare. Dai, fa ridere. Minchia, no, poi ho detto non dirlo che lo dice. Che palle, Pietro. L'hai fatto. Ok, mettilo al carrello. No, devi fare adesso in basso per se ci vuoi aggiunte di ingredienti. Dov'è? Devi scrollare, c'è un sacco di lista. E come? No. Sono negli ingredienti? Un sacco! Non mi dire nulla. È sempre di più. Sì. Messo? Sì. Scrolla ancora? No, adesso no, non ti sei mosso. Ok, stai scrollando. No? No, basta, Sì, ancora! Messo, perfetto, va bene. Basta. Ok, mettimelo al carrello. Vai, aspetta, metto al carrello. Vuoi sapere quanto hai speso? No, non voglio saperlo. Adesso per scoprire cosa hai preso. Porca. No, lo scopro alla consegna, vai. 31 euro, ma che cazzo ho preso? Ok, vai. Non hai cliccato, rifai? Devo cliccare... Ok. Che adesso devo cliccare a destra. Sì. Su, no. Su, più su, più su, più su. Più su e ben giù. Ok. Aggiunto, riclicca. Ok. Aperto. Sì. Ok. Sulla destra devi andare sempre. Ecco, che cosa ha aperto? Ah, vabbè. No, non te lo dico. Adesso ci sono i passi. Esatto. No? Rifai. Ok. Fatto? Sì. Ok. Vado indietro. Ho fatto. Ok. Minchia, tu hai beccato la cosa dove bisognava aggiungere ingredienti. Minchia, tu subito, un fa. 38 euro. Vai a cercare. Non ho tirato un cazzo io. 38 euro tu e io.
7 euro? Che non ho visto, ragazzi, minimamente nulla. Adesso mettiamo i nostri dati. Ci vediamo alla consegna del pasto. Incredibile. È arrivata qualcosa? Dove vai? A prendere. Ah, fuori devi andare. Ma non puoi capire che puzza che c'è. Come che puzza? Ma che cazzo abbiamo preso? Che cosa hai preso? Come cosa ho preso? Ma chi è tutta sta roba, fra? Compa, che cazzo abbiamo preso? Chiudi. Che puzza di palle! Che cos'è? Allora, io so che questi due sono i miei e questi due sono i tuoi. Che puzza! Che è sta puzza in me? Allora, chi scopre cosa ha comprato cosa? Porcuzza! Allora, chi apre prima? Io tu? Io? Vai, apri questo. Apriamo la merda. Io tanto lo so che cos'è. Come sai che cos'è? Certo che so che cos'è, l'ho visto io, cuglione. Come hai visto tu? Che vuol dire? Compa, questo è come che ho ordinato tu, io l'ho visto. Che puzza, fra! Aiutami. Madonna, ma è commestibile sta cosa? Sembra sterco. Ah, ma è carne, buona. Ah, essa puzza in mezzo sui gamberi. Cioè, guarda che ben di Dio che hai. Questa comprato. È tua. Questa è mia? Sì. Tu avevi ordinato una zuppa di pesce. Dove cazzo è la zuppa di pesce? Mi sa che questa. È questa. Ma questa è tua, fra. Buona. Perché questa è una cotoletta, esatto, di carne. Vabbè, questa a sto punto la pizza. Beh. E questa che cazzo è? Una zuppa di pesce, in teoria era. No, non è zuppa, fra, è pesce arrostito. No. E vediamo questo. E qua ci sono gli ingredienti, tuo vecchio. È tonno! Sì, penso. È una diavola. Buona! È una diavola in cui è aggiunto pomodorino, tonno e prosciutto cotto. No, il tonno sulla diavola, che merda! No, che merda il tonno sulla diavola! Ah, non tu avevi preso un'altra cosa. Cos'è? Di pesce e pizza, no? E pizza che minchia è? Questo è il tuo? Questo è un pane. Buono! Questo è il tuo hot dog? Buono! E questo? E chi suo pane? Ah, il pane giustamente col pane, col pesce. Minchia, però! Figa! Oh, non c'è frita per niente male! Minchia, che cenetta di lusso! Sto tonno io lo scarto tutto. Un po' tonno? È tonno, fra. Ma un prosciutto al diavolo gliel'ho aggiunto io. ancora il prosciutto, fra. Ma il tonno! Però le pizze le fanno buone in questo posto. Un tonno non c'era se niente, bro. Io ho preso quel cazzo di gamberoni che dovevo mangiare. Pesce spada. Mangi tutto, moriamo. Beh, sono le 23 e 22. Ma tu quanti cazzo di giusto gli hanno messo dentro? Questo dovrebbe essere un hot dog, ragazzi. Ho 4 Wurst. 4? Wurst. Dammi il nuovo iPhone X. Hai un giusto per telecamera. Sì, no, il pomodorino ci sta. Adesso ovviamente te ne mangio un pezzo. Te l'ho visto fino a qui, buono il gambero. Chi mano? Non esistono posate in questa casa. Il gambero, compa, ormai che sto usando le mani, ecco. Il gambero, ragazzi, si apre. Questo è grigliato anche. Si estrae. Non mi sembra di qualità eccelsa questo gambero. Ma volete mangiare lo yukenit di qualità eccelsa? Ha visto dei giorni migliori. Sono quello che ha speso meno, 7 euro. Minchia, ho speso 31 euro. 31 euro di cui sono vinte da pizza praticamente. 20 euro una familiare? No, siamo in. Vabbè, la famiglia era tipo 9 euro. Ma che cazzo costa quella merda che manco mangerò? Che sfiga ste cose. Divora il pasto. Aguantalo. Lo divoro sì, 38 euro di spesa. Mi divori? Sono sconvolto dall'ultima pizza challenge che ho fatto con Mike. Che mi ci ha fatto mettere il tonno e i rossetti gommosi. Quindi ormai il tonno per me sa di rossetto gommoso. E si è suscitato un pomodorino. Però l'abbia ripreso. Però con questo le pizze non sono male. Ah, no, guarda, morbidissimo. Fatta bene. Ci vediamo appena abbiamo finito il pasto. Sì. A dopo. Comunque, ragazzi, ci tenevo a sottolineare come io mi sia fermato. Cioè, ho mangiato mezza familiare, va bene. È un gambero, perché ho visto che poi il pesce non era di buona qualità. Quindi ho preferito la mia salute. Invece Giampiero. Il pesce spada non l'hai nemmeno assaggiato. Invece Giampiero, proprio ingordo maledetto che è vacca, ha mangiato uno dog, la carne. Ora si sta mangiando una fetta di pizza. Un gambero? È un gambero. Mica, se non sei una vacca, dimmi cosa sei. Il tonno l'hai mai mangiato? Il tonno? O l'hai tolto? Qua c'era un pezzettino. Questo non si può togliere. Comunque brucia. Sì, il salametto brucia. Comunque, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto.
Fateci sapere se vorreste vederlo di nuovo, magari con... sarebbe figo tipo il ristorante indiano, queste cose un po' particolari. Fatecelo sapere nei commenti. E a 30.000 like arriverà una nuova sfida molto simile a questa, però non vi sto a dire di che cosa si tratta. Sempre una sfida tra me e lui a tema cibo. Aiuto. Vuoi baciare? No. Ah, pensavo che fossi baciare. Lascio a Giampiero finire il suo pasto, il pasto. Ci vediamo al prossimo video.